andiamo per prima? Prima andiamo a vedere, cioè, incontriamo per prima, ora fra 2 chilometri circa, la cattedrale, la chiesa, e quindi faremo la prima tappa lì. Ok, mentre a destra c'è quel nastro che porta... Che porta già il minerale finito, lo porta in dei silos di stoccaggio che sono fuori, e vengono caricati i camion vanno a Porto Empedocle, dove scarichiamo in dei capannoni. Sono dei magazzini, quando arriva la nave viene caricata la nave da questi magazzini. Ecco, perché mi dice finito? Cioè questo non è il salgemma che esce dalla roccia? Ma sì, è il salgemma che esce dalla roccia, però dalla roccia escono dei blocchi che sono anche più grossi del metro cubo. Quindi questi blocchi devono essere frantumati. Questo nastro caricato su un icco sui camion è portato a Porto Empedocle, come dicevo. Qui vedo che le gallerie non sono puntellate. No, cioè no, sono assolutamente, perché il sale è una roccia autoportante. Qui dove siamo? E qua siamo a livello meno 30, cioè meno 30 sotto il livello del mare. La quota da dove siamo partiti, l'ingresso della galleria, è più 65, quindi dal piano di campagna noi siamo più di 100 metri sottoterra. Direttore, quanti anni, ecco, ma questo vostro operaio c'è stato per fare questa opera? Oh, ma circa 6-7 mesi, era talmente bravo e così appassionato di poter regalare questa sua arte ai minatori che è stato veramente molto veloce. È molto bravo perché il sale, come lei vede, avendo queste venature di argilla, è molto delicato a lavorarlo. Quindi purtroppo non c'è più, no, mi pare, no? Ma le chiedo, ma aveva un bozzetto, un disegno? No, ha fatto tutto a memoria. Quindi voi passavate il giorno e controllavate? Sì, noi passavamo, guardavamo queste figure che nascevano proprio dalla roccia, veramente molto emozionante. Ecco, ma capito, direttore, lui, che questa cattedrale stava assumendo importanza fra la gente? Ma perché, come dico, il 4 dicembre i minatori portano anche le famiglie, perché ci tengono molto alla patrona Santa Barbara. E quindi portando le famiglie si parla fuori. Ah, poi un'altra cosa, il cardinale attuale che noi abbiamo qua ad Agrigento, il signor Montenegro, ogni anno celebra la messa per il 4 di dicembre, vuole venire, vuole stare accanto, diciamo, agli operai, alle famiglie.